Ben ritrovati, oggi con noi è Gianrico Carofiglio, autore dell'Estate Fredda, 18 libri in 14 anni, scrittore tradotto in molti paesi, in molte lingue, ed è stato magistrato antimafia. In questo suo libro si parla, probabilmente per la prima volta, di questo tema della mafia e gli domandiamo perché. Beh, io ho fatto per tanti anni il pubblico ministero, mi sono occupato di criminalità organizzata. Quando ho cominciato a scrivere, era una domanda ricorrente sul perché non raccontassi quelle storie. Addirittura i primi romanzi che ho scritto avevano come protagonista un avvocato e mi chiedevano perché avessi scelto un avvocato e non un pubblico ministero come personaggio e, di nuovo, perché non raccontassi le storie delle indagini e dei processi antimafia. E la mia risposta era che non ero pronto, che in sé è una risposta anche banale, ma include un elemento significativo, cioè per raccontare certe storie, quasi tutte, ma alcune in particolare, è necessaria distanza. È necessario mettere una distanza fisica, cronologica e in qualche misura anche emotiva fra i fatti raccontati e chi li racconta. Io ho fatto questo lavoro tanti anni fa. 3 anni fa ho dato le dimissioni dalla magistratura e credo che quello sia stato il momento, come posso dire, di distacco. Per cui poi da quel momento ho cominciato a maturare l'idea di raccontare quei fatti. Questo romanzo, L'estate fredda, in effetti è il primo di quelli che ho scritto che racconta storie di indagini di mafia, in gran parte ispirate a fatti realmente accaduti, in gran parte ispirate a fatti autobiografici, ed è il risultato di quel distacco di cui dicevo, che poi in realtà non è un distacco, ma una riappropriazione in forma narrativa di un'esperienza del passato. Che rapporto esiste che rapporto di intimità si crea con gli interrogati nel momento in cui ci si incarna in questo ruolo che è poi il ruolo del protagonista di Fenoglio? Sì, il personaggio principale di questo romanzo, Pietro Fenoglio, un maresciallo dei carabinieri con un nome importante, cioè il nome di un grande scrittore, ha una fondamentale capacità, lui stesso in qualche modo se la riconosce, ed è quella di saper ascoltare. Ed è la qualità fondamentale per un bravo investigatore, perché ne include molte altre. Saper ascoltare significa mettere da parte il proprio ego per concentrarsi sulle storie degli altri e sul punto di vista degli altri, che è alla fine dei conti la fondamentale dote per indagare e per capire che cosa è successo nel passato. Chi non è capace di entrare in un rapporto di empatia con l'interrogato, che significa vedere le cose dal suo punto di vista, non è capace di estrarre dall'interrogato, sia testimone, sia indagato o imputato, la sua verità, che è un pezzetto di quel quadro complessivo che è la ricostruzione dei fatti del passato. Il bravo investigatore deve essere capace di ascoltare, deve essere capace di immedesimarsi nel punto di vista di chi sta ascoltando e deve essere capace di non giudicare. Quando dico non giudicare, intendo dire essere capace di vedere con mente distaccata i fatti, a volte terribili, di cui si occupa, perché questo è l'unico modo per capirne l'intima essenza. In questo libro si fa dire a uno dei protagonisti a un certo punto che si ha la sensazione, anzi si prova un senso insopportabile di rabbia, di vuoto e di inutilità a proposito di una giustizia che non si raggiunge. Gianrico Carofiglio, scrittore, ha ogni tanto avrebbe desiderio di immaginare una modifica della giustizia italiana, della giustizia penale, o anche soltanto. Spezzerei la risposta in 2 parti. Certo che vorrei che la giustizia italiana, in particolare quella penale, fosse diversa. Questo non significa che io creda che sia necessaria quella che si chiama, senza sapere di cosa si sta parlando, giustizia sostanziale. La giustizia è solo se è una giustizia procedurale, solo se esistono delle regole di procedura che disciplinano il modo in cui si accertano i fatti e in cui si attribuiscono eventualmente le punizioni. Perché secondo me, se, diversamente è solo legge del taglione, diversamente non c'è differenza sostanziale fra chi commette i reati e chi dovrebbe perseguirli e
e punirli. Quindi sì, vorrei una giustizia diversa, più efficiente, più capace di venire incontro alle esigenze dei cittadini, siano essi indagati, siano essi persone offese, ma contemporaneamente mai vorrei una giustizia che si abbandonasse a forme, come si dice, di sostanzialismo. Ripeto, giustizia esiste soltanto se ci sono regole di procedura che disciplinano l'esercizio della forza da parte dello Stato nei confronti dei cittadini. In questo romanzo si racconta del rapimento del figlio di un capo della criminalità e sostanzialmente si parla, forse come mai accade, di crimini commessi da uomini in divisa. È un argomento molto delicato perché si tocca il tema centrale in realtà dei libri di Caro Figlio, che riguarda la verità e il beneficio del dubbio, ma anche la verità che si trova nelle sfumature. Attraverso le sfumature passa tutto. Come si trova un senso a tutto questo? Ma intanto cominciamo a metterla in questi termini. I romanzi, buoni romanzi, quelli che vale la pena scrivere e vale la pena leggere, sono quelli che affrontano la complessità del mondo reale e cercano di restituirla nella narrazione, il che significa non semplificare, non banalizzare, non rendere troppo ovvio, troppo scontato, per esempio, il contrasto fra bene e male, che nel mondo reale non sono mai separati, ma molto spesso sono uniti intimamente anche dentro noi stessi. Il buon romanzo di investigazione, di questo si tratta, oltre a trattarsi di un romanzo storico, vedremo magari dopo, perché il buon romanzo di investigazione è quello che prende di petto la complessità del mondo e la complessità del crimine, che non è quasi mai bianco e nero, ma molto spesso grigio, e si incarica, dicevo il romanzo, di indagare con lo strumento dell'indagine poliziesca la complessità dell'animo umano, di quelli che perseguono i reati, di quelli che li hanno commessi, mostrando come a volte le due categorie non siano affatto molto lontane. Ed è ugualmente consigliabile agli studenti, ai giovani, alle giovani donne che volessero impiegarsi in magistratura o no? Oh, beh, io non sono la persona adatta a consigliare, diciamo, la lettura dei miei libri, di questo in particolare. Devo dire, mi ha fatto molto piacere che un mio vecchio amico e collega, ex collega, nel senso che lui è ancora magistrato e io non più, Armando Spataro, che è stato protagonista di alcuni dei pezzi di storia che sono in questo libro, quando ci è capitato di lavorare in indagini collegate molti anni fa, ha detto che questo libro dovrebbe essere letto nelle scuole per i magistrati. Ovviamente sarebbe una bugia dire che non mi ha fatto piacere, però ho detto questo. Poi io credo che i libri debbano avere una loro, una volta che l'autore li ha scritti, debbono viaggiare da soli e viaggiano per strade che l'autore spesso non si immagina. Molto spesso nei libri i lettori trovano cose che l'autore non immaginava ci fossero, e questa è la bellezza del rapporto fra scrittura e lettura, perché la scrittura è segnare una pista sapendo che poi ci sarà chi, leggendo il libro, uscirà da quella pista e troverà cose diverse. È il fascino della scrittura e della lettura, e non dimentichiamoci che la lettura è un atto creativo allo stesso modo della scrittura. Gianrico Caro Figlio è cintura nera di karate, e in molti suoi libri si racconta e si descrivono scene di risse, di scazzottate, di contraccolpi tra persone fisiche. In questo esiste soltanto a un certo punto un pugno in direzione precisa e netta, e poi c'è qualche fitta allo stomaco che riguarda una storia d'amore e di sentimento, seppure molto sullo sfondo, con una donna che si chiama Serena. Dove sono finite le donne in questo libro? Beh, Serena, che è la moglie di Pietro Fenoglio, e che non vediamo mai in presa diretta nel romanzo, ma vediamo molto presente nei pensieri e nella malinconia del protagonista, è un personaggio femminile che è presente proprio per via della sua assenza, se mi passate, diciamo, questo piccolo pasticcio. Non c'è dubbio che dal punto di vista quantitativo in questo romanzo ci siano meno donne di quante non ce ne siano state negli altri, ma questo fa parte della storia raccontata. Ma ripeto, il personaggio di Serena è un personaggio fondamentale, poi c'è il personaggio della donna pubblico ministero, quella con cui Pietro Fenoglio racconta, e che mi sento di dire è uno dei due personaggi in questo romanzo che esercitano, come dire, la funzione autobiografica dell'autore, cioè mia. C'è qualcosa di mio certamente nel personaggio di Fenoglio, e c'è certamente qualcosa di mio anche in termini generazionali nel personaggio della donna pubblico ministero. Gemma D'Angelo, diventata magistrato più o meno quando lo sono diventato io, è partecipe di alcune esperienze che erano quelle di noi magistrati
Cossiga, cioè ha chiamato magistrati ragazzini con tono sprezzante, questo diventò un titolo di merito invece, cioè giovanissimi magistrati che facevano il lavoro che avrebbe dovuto fare lo Stato nella sua interezza, che allora invece era delegato anche al coraggio, all'iniziativa di pochi, poco attrezzati, ma con una idea. Si dice a un certo punto, parla Gemma D'Angelo nel libro, dice: eravamo ragazzini che volevano cambiare il mondo. E questa è una cosa bella, l'idea che dei giovani vogliano cambiare il mondo e poi naturalmente si scontrino con la difficoltà di farlo, ma mantengano vivo questo proposito, è qualcosa che andrebbe coltivato nel ricordo e nell'oggi. Mi piace se io incontro dei ragazzi che dicono, in un momento difficile come adesso, vogliamo cambiare il mondo. Quanto è difficile realizzare gli auspici di quello che diceva Borsellino a proposito della lotta alla mafia? Quanto è realizzabile un movimento culturale contro la criminalità? Ma allora, cominciamo con senza fare troppa retorica. Esattamente, appunto. Il rischio, diciamo così, dei movimenti culturali contro la mafia è quello della retorica. Il rischio è che uno partecipi a un convegno, a un dibattito, o vada a parlare a un convegno, a un dibattito, e poi si senta la coscienza a posto. I convegni e i dibattiti vanno benissimo, scrivere i libri va altrettanto bene. La questione però della cultura antimafia è la questione della cultura delle regole. È l'idea che ognuno di noi non debba tollerare la sistematica violazione delle regole, e non necessariamente le grandi regole in cui si concretano poi i reati di mafia, ma le piccole regole quotidiane, perché il crimine, il grande crimine, il crimine organizzato prospera laddove regna il disordine, laddove le regole non vengono rispettate perché sono considerate un dettaglio. Allora la vera cultura antimafia è la cultura della legalità e delle regole, che è qualcosa che si pratica più che, che essere oggetto, dover essere oggetto di conversazioni. Le conversazioni, ripeto, i dibattiti vanno molto bene, ma la pratica quotidiana di una cultura laica delle regole è uno degli antidoti. Poi l'altro antidoto naturalmente è il contrasto, la repressione, su cui peraltro, voglio dire, in questo paese andiamo abbastanza bene. L'Italia è il paese che è riuscito, più di ogni altro democrazia avanzata, a contrastare, in alcuni casi a sconfiggere, il crimine mafioso nel rispetto delle regole dello Stato di diritto. Bisogna proseguire in quel senso, incrementando l'attacco ai patrimoni mafiosi, per esempio, cosa su cui peraltro siamo all'avanguardia nel mondo. E naturalmente poi c'è una questione che è di tipo sociale più ampio. Se io in una data zona del territorio faccio una grande operazione di polizia, arresto 200 persone, li processo e li faccio condannare, poi però devo andare a bonificare la situazione sociale che ha prodotto tutto questo. È come dire, fai un intervento chirurgico, asporti un corpo estraneo, però poi devi dargli gli antibiotici e poi gli devi far fare la convalescenza. Se abbandoni quel corpo a se stesso, inevitabilmente la malattia si riprodurrà. Questo è il quadro più o meno. Uno dei protagonisti dice, lo descrive così: aveva il callo, l'anestesia, il meccanismo degli sbirri per cui gli orrori della vita vanno ridotti a pratiche e fascicoli. Forse questo è uno dei motivi per cui, uno solo dei motivi per cui le manca la magistratura? Ma no, a me manca il lavoro di magistrato, in particolare la parte investigativa di quel lavoro, per l'enorme opportunità che dava e che dà tuttora di entrare in contatto con la complessità dei comportamenti umani, e al tempo stesso per quella sensazione di senso, se mi passate l'espressione, cioè l'idea di essere specificamente utile in quel momento a fare qualche cosa che serviva, che serve, per l'idea, anche senza enfatizzare in maniera eccessiva il concetto, però in certi casi di restituire un assetto di giustizia alle cose, di restituire dignità a chi l'aveva perduta per via dei reati, e in maniera, diciamo, rispettosa delle garanzie di tutti, sanzionare, colpire chi aveva commesso fatti gravi. Ma a me piaceva. Ho smesso perché nella vita non si può fare la stessa cosa per sempre, a mio parere, e il mio percorso a un certo punto era cambiato. Ho cominciato a scrivere, per un certo periodo ho fatto l'una e l'altra cosa, e secondo un'idea molto semplice, e cioè: la prima cosa era il magistrato, il lavoro per cui venivo pagato da voi cittadini, e nel tempo libero scrivevo. Quando mi sono accorto
che il rapporto di proporzione fra le due cose era mutato e che quindi, rientrando in magistratura dopo il periodo in cui sono stato parlamentare, avrei fatto il magistrato come secondo lavoro. Mi sono detto che non era una cosa possibile, non sarebbe stato dignitoso e me ne sono andato. Oltre alla dignità c'è anche l'aspetto della passione forte. E qualche rigo del libro dice a un certo punto che spesso nella vita non fai quello che avresti desiderato e che comunque ciò che desideri non è per forza quello che saresti adatto a fare. Si direbbe però che Gerico Carofiglio ora non solo fa esattamente quello che è adatto a fare, così probabilmente come era prima, ma fa anche quello per cui ha la passione più grande, più profonda, o no? Sì, mi sembra una buona approssimazione. Mi piace molto, mi è sempre piaciuto raccontare storie, mi è sempre piaciuta l'idea di scriverle, mi piace tantissimo. È una delle più grandi gratificazioni, che in tanti le leggano, che si riconoscono nei personaggi, che si appassionino e poi magari me lo dicano, quindi sì, mi considero certamente un privilegiato. E questo come lo considera? Un romanzo di pacificazione con se stesso? Ritornato no. Al grande Carofiglio degli inizi? No, gli scrittori è meglio che non si pacifichino. Se uno scrittore si pacifica vuol dire che ha finito la benzina. Gli scrittori devono essere non pacificati e devono avere molto materiale ribollente a disposizione. Molte cose con le quali non sono venuti a patti, molte cose che gli creano turbamento, molte cose di cui si vergognano, molte cose di cui hanno paura, perché è in tutti questi territori che c'è il materiale interessante da raccontare. Quindi secondo me bisogna stare molto, molto lontani dalla pratica della pacificazione con se stessi, perché significa la fine, diciamo così, di quel lavoro. E poi c'è un'altra frase che rimane memorabile dopo aver letto il libro: ci sono cose difficili da ammettere perché rischiano di incriminare l'immagine che hai di te stesso. Certo. Gianrico Carofiglio, magistrato, anche senatore e scrittore, per Gianrico Carofiglio che cosa è difficile ammettere? Beh, non me lo vengo a dire voi qua. No, ci sono certamente delle cose, io lo so benissimo, ci sono alcune cose che fai molta difficoltà a riconoscere, perché devi rivedere la narrazione, come si dice, si usa dire oggi, che hai fatto a te stesso, di te stesso. Ognuno di noi è un personaggio di fronte a se stesso, per lo più con qualità positive, ci piace essere personaggi positivi. Ovviamente tutti quanti noi abbiamo invece anche qualità negative, parecchie, io per primo. Tendiamo a metterle fuori perché incrinano la nostra idea eroica di noi stessi. Però, insomma, è una sana pratica non dimenticare la zona d'ombra, la zona oscura. Jung la chiamava proprio l'ombra, la parte di noi che non ci piace ammettere che esista, ma esiste. E dicono gli studiosi di queste cose che invece uno dovrebbe andare un pochino a braccetto con questa parte oscura, perché poi è lì che si celano molte delle cose interessanti che abbiamo fatto o che faremo. Le fa piacere tornare in questa terra dove ha lavorato per molti anni? Ah, molto. Ho incontrato un sacco di vecchi amici, gente che, con cui ho condiviso un sacco di cose, è un lavoro entusiasmante, quindi sì, mi ha fatto molto piacere, mi ha anche un pochino commosso. E tornerà presto a trovarci. È stato ospite della Cremeria Letteraria di Lucera, che è presidio del libro da poco per la Puglia, uno dei due presidi insieme a quello di San Giovanni Rotondo. Quando può promettere di tornare qui? Vabbè, per l'anno prossimo decideremo quando, ma faremo un'altra capatina a Foggia. Potrebbe essere anche tra un mese. Vediamo. Due. Grazie Gianrico Carofiglio. Grazie a voi, e grazie. In bocca al lupo per il libro, che mi pare vada già benissimo. Viva il lupo, si dice viva il lupo. Viva il lupo. Viva il lupo. We'll be right back.